Carissimi bambini e ragazzi, buonasera. Il Vangelo di domenica prossima, 10 luglio, ci parla di Gesù, ci parla del suo amore. Per noi a volte è un po' difficile capire cos'è l'amore davvero, perché si parla di amare, fare un'attività, amare una persona, amare un genitore, amare una fidanzata e così via. E davvero, cos'è davvero l'amore? E più che di un concetto, Gesù ci parla di lui, perché è lui l'amore ed è lui che ci ama. E come possiamo renderci conto di questo? Ci rendiamo conto di questo perché tutti noi abbiamo vissuto dei momenti in cui ci siamo un poco allontanati dal Signore perché pensavamo un po' agli affari nostri, non l'abbiamo tanto pensato, perché ci siamo trovati a litigare con qualcuno, a essere così stanchi e nervosi in tanti momenti della vita. E il Signore ci è venuto vicino attraverso la sua parola, attraverso il perdono che ci ha donato, attraverso una confessione, una messa, attraverso delle persone che ci hanno aiutato, che ci hanno consolato. Il Signore non ci ha mai fatto mancare il suo aiuto. E lui non si accontenta di aiutarci un solo momento della vita, ma tutti i giorni. E allora, se davvero è in grado di donarci tutta questa gioia, tutta questa pace, l'amore del Signore, vivere insieme con lui, ascoltandolo, vivere come lui è veramente la vita più bella che c'è, avendo questi occhi che sanno avere compassione di chi è nel bisogno. Non è innanzitutto uno sforzo, ma ancora è più che uno sforzo, è incontrare la bellezza della vita e in fondo dare quello che già abbiamo ricevuto, perché il Signore è con noi e tante persone con noi si sono chinate su di noi quando ci siamo sentiti feriti, abbattuti. E allora il Signore dice, vivere così, vivere come Lui, significa amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima e con tutte le forze e amare il prossimo come se stessi. E allora noi ci diciamo, ma veramente, Signore, se noi riusciamo ad amare Dio così come ami tu, se riusciamo ad amare il prossimo così come ami tu, la nostra vita sarà bellissima. E il Signore ci vuole fare questo regalo. E il Signore è il primo che ci ha amati. Non ci dice di fare delle cose che Lui non fa. No, prima Lui ci ama e poi ci vuole donare anche la capacità di amare. E allora, come possiamo oggi vivere la nostra giornata? Ci saranno tanti momenti in cui potremo fare delle piccole cose, dei pensieri, delle parole per amare di più il Signore. Ci sono tanti momenti in cui potremo fare delle cose, dire, pensare, scegliere, dare il nostro tempo per amare il prossimo. E così la nostra vita sarà ricca di luce, così scopriremo sempre di più quanto è bello e grande Gesù ed il suo amore. Ci vediamo presto, ragazzi.